Perché abbiamo chiamato una trasmissione storica Il Muro? Perché il muro simbolizza bene il blocco delle idee ricevute, la convinzione che le nostre conoscenze storiche siano ormai definitive e immutabili. In realtà non c'è niente di immutabile nella cultura umana. E noi vogliamo abbattere, scavalcare questi muri. Le scienze fisiche, le scienze dure, come appunto la matematica, la fisica, sono in continua evoluzione, la ricerca, se no crederemo ancora che la Terra è piatta. Ma sono in continua evoluzione, grazie agli studi, anche le scienze umane, per esempio la storia. Se non fosse così, noi crederemmo ancora alla leggenda che Romolo e Remo fondarono Roma, che furono adattati da una lupa, ma invece sappiamo che è semplicemente una leggenda. Quindi rivedere continuamente la storia. Oggi il termine revisionismo è diventato quasi una parolaccia, un insulto, un dato politico. Perché? Perché il revisionismo si applica soprattutto alla storia del fascismo, che è controversa politicamente, è un problema politico. Ma la storia non può farsi condizionare dalla politica, gli studi devono andare avanti. Ecco, noi cercheremo di rappresentare come si sono evoluti gli studi e le conoscenze su molti temi, da Nerone, che non era poi quel Gaglioffo che ci è stato tramandato, fino ai temi del Novecento, quelli più scottanti e a noi più vicini. Cominciamo oggi con un tema molto, molto, molto delicato, proprio perché è stato vittima della politica, il brigantaggio. Il brigantaggio che fu la prima guerra civile italiana e che avvenne nel sud fra il 1860, cioè subito dopo l'unità, e il 1870. C'è tutto da scoprire. Fuoco! Farla vedere a tua moglie questa foto, né? E questa portatela in paese, mostratela a tutti, capito? Mostratela a tutti, a tutti! Fu una guerra civile crudelissima e sanguinaria da entrambe le parti. Le cifre ufficiali, peraltro false, parlano di circa 10.000 morti fra soldati e briganti. In realtà gli studi più moderni danno cifre che vanno dai 100.000 ai 140.000 morti, cioè una vera strage. Perché? Perché i piemontesi, come le popolazioni del sud chiamavano l'esercito italiano, non si limitavano a dare la caccia ai briganti, a fucilarli. Spesso sterminavano interi villaggi o pastori isolati perché li sospettavano di essere complici o di dare aiuto al loro nemico. E spessissimo, peraltro, era vero. Allora, se il fenomeno fu così lungo e così grave, perché ne sappiamo così poco?
Io a scuola avevo 5 righe di testo dove si diceva che era un fenomeno di delinquenza che fu giustamente e rapidamente stroncato dall'esercito. In realtà cosa è successo? Punto, politica e storia. Lo Stato liberale che regnò fino al 1922 non aveva assolutamente nessun interesse a raccontare questa bruttissima pagina della sua storia. Il fascismo dopo tanto meno, perché aveva il culto dell'unità, dell'amore del popolo italiano, eccetera. Nel 63 c'è stato uno studio importante di Franco Molfese, che aveva trovato dei documenti inediti, che però non ha cambiato la vulgata e non è arrivata alla popolazione. Ancora oggi i libri di testo dei licei trattano il brigantaggio in una paginetta, in un modo più serio, ma senza affrontare il vero problema, cioè che non fu un fenomeno di delinquenza, ma soprattutto un problema politico, sociale, e che i briganti cosiddetti e le popolazioni meridionali intere avevano tutto il diritto di non accettare quella che consideravano un'invasione da parte dei piemontesi. I briganti in sostanza erano dei poveri contadini e pastori del sud, ignoranti, cafoni come si diceva, ma certamente è assurdo considerarli, come ha fatto la storiografia, dei reazionari. Cosa vuoi che facessero reazione? Non avevano niente, erano però attaccati ai loro valori, alla loro cultura, al loro modo di vivere, che si voleva cambiare, si sapeva che sarebbe cambiato. Oggi difenderemo qualsiasi popolo che, invaso da un esercito, si batte per quei valori. Facciamo un passo indietro, agli storici piace molto fare un passo indietro. Come si era realizzata l'Unità d'Italia? Ce l'hanno tramandata come tutta una serie di eroi, martiri e squilli di tromba. In realtà fu un fenomeno di elite, il popolo non vi partecipò, e un fenomeno di politica internazionale, un problema di politica internazionale che riguardava Austria, Spagna, Francia, Borboni e soprattutto il regno della Chiesa, che se ne stava lì in mezzo all'Italia come una pietra da molti secoli. A un certo punto, dopo la seconda guerra d'indipendenza, che aveva portato malamente appena la Lombardia, si trovò una soluzione italiana. Cavour sapeva benissimo che Garibaldi avrebbe tentato la sua impresa, fece finta di niente e lo lasciò fare. Garibaldi arrivò in Sicilia nel maggio del 60, sgominò i soldati borbonici, che peraltro non erano un esercito di leva e non erano neanche un grande esercito, risalì la Calabria e Garibaldi aveva così conquistato il sud. Garibaldi o Garibaldo, come lo chiamavano i meridionali. Con noi. Bella idea quella di Garibaldi di venire a liberare il meridione. Potrebbe venire lui adesso a fare la guerra contro i briganti.
tutti ricordiamo, perché ce l'hanno fatto studiare a scuola, la celebre frase di Massimo D'Azeglio che disse: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Nessuno ci ha detto mai una altra frase che D'Azeglio scrisse contemporaneamente a un amico, dicendogli: unirsi ai napoletani è come giacere con un lebbroso. Questo era lo stato d'animo della classe dirigente nazionale. E però si decide di fare i plebisciti, cioè una cosa molto democratica. Si chiede alle popolazioni conquistate militarmente se vogliono entrare a far parte dell'Italia. I risultati furono strepitosi. Oltre il 99% disse sì. Però in realtà le cose stavano in modo diverso, perché poterono votare pochissimi, intanto non le donne naturalmente, poi chi aveva un certo ceto, una certa cultura, un'età piuttosto avanzata, insomma la classe dirigente meridionale elitaria, che sperava anche di poter trarre dei vantaggi dall'unione con il nord ricco. I cafoni, i popolani, non poterono esprimere la loro decisione. Invece dovettero subire tutte le misure necessarie all'unione, al nuovo Stato, cioè cambiarono i dazi, cambiarono le misure, cambiarono i pesi. Venne introdotta la leva obbligatoria, che non c'era con i Borboni, e arrivarono maestri del nord a insegnare l'italiano a costoro che non lo sapevano neppure. Insomma, uno stravolgimento culturale tremendo, velocissimo, violento. Per di più, per sedare gli scontenti, il nord, i piemontesi, decisero di usare il pugno d'acciaio invece di tentare una lenta pacificazione, un assorbimento, una parificazione del sud con il nord. Guardi, le vede quelle fumate sui monti? Forse sono pastori, ma forse sono briganti o i loro osservatori. Tutta quella zona è dominio loro e nessuno di noi ci ha mai messo piede. Lei non potrà muovere un passo coi suoi soldati senza che tutte le sue mosse siano viste e segnalate. È una situazione delicata, complessa. E lei vuole risolverla con le schioppettate? Ci vuole tempo, capitano mio. Tempo, pazienza e politica. È un punto di vista strettamente borbonico il suo. Io credo che i maggiori responsabili di questa situazione siano quelli che pensano e agiscono come lei. Le vittime dei briganti le avete voi sulla coscienza. Vedo che anche lei ci considera noi meridionali come gli abitanti della terra dei fiori e dei carmi, come scrivono i giornali del nord. Gente da colonizzare. Ah, certo, capitano, noi abbiamo molte cose da imparare. Ma consideri che il povero Cafone vive fra gli stenti e l'ignoranza da secoli. Tollera e sopporta allo stesso modo i soldati del nuovo governo e i briganti. Anzi, è vero, sì, parteggia per i briganti. Ma che idee vuole che abbia? Sa che cos'è la terra che lavora e il santo a cui chiede aiuto per faticare e pane per la famiglia. E sa anche che il nuovo governo gli ha portato le tasse e la leva che prima non aveva. Ma lei vuole usare la forza? Faccia, capitano, lei è un soldato valorosissimo e il lato militare della questione non è competenza mia. Il 18 febbraio del 1861 si aprì a Torino la prima legislatura del Parlamento dell'Italia Unita. Mancavano ancora Roma, mancava Trento e Trieste, che sarebbero stati presi dopo, ma in sostanza ci si era quasi. Il capo del governo era ancora Cavour, vero protagonista dell'Unità d'Italia, e che però morì nel giugno di quell'anno, altrimenti le cose sarebbero andate in un modo probabilmente molto diverso. Cavour, che non era mai stato al sud in tutta la sua vita, pensava dei meridionali: poveretti, sono stati così mal governati. Gli succedette il barone Bettino Ricasoli, un toscano detto il barone di ferro, cattolico molto duro, e uno dei suoi generali interpretò il suo pensiero invece. Il generale Solaroli disse che i meridionali erano la feccia peggiore dell'umanità. Ci si comportò di conseguenza. Uno dei tanti problemi era sciogliere l'esercito dei garibaldini, ovvero tutti quei meridionali che si erano uniti a Garibaldi, ai Mille, e che speravano
dopo aver represso le prime rivolte contadine, cioè con i loro conterranei, di essere ingaggiati nell'esercito italiano. Invece pochissimi lo furono, con grave delusione loro. Furono loro il primo nucleo dei briganti. Padre nostro che è sincero, San Nuceto il nome tu, Adveniat regnum tu, fiat voluntas sua, come in cielo così in terra. State pregando per tutti quelli che avete fatto impiccare. Carmine, ma che sei asciuta, pazzo? Io sono Vincenzini il calzolaio, lo sai. Mi conosci da una vita. È proprio per questo. Lo sanno tutti che eravate una spia di Borbone. Erano tutte calunnie. E che ci facete, Cattit? In questo momento è meglio stare dentro, è più sicuro. In galera, sì. Tanto il vecchio potere se n'è andato, quello nuovo non è venuto ancora. E così bisogna aspettare che le cose si aggiustino, che si sistemino. E poi... E poi tornate a fare spigone. Quel garibaldino che abbiamo visto, un povero del sud, diventerà il più importante capo dei briganti. Quanto ai poveri, gli studiosi hanno calcolato che il loro numero si equivaleva al sud e al centro-nord. È una leggenda diffusa dai vincitori, come sempre accade, che il regno dei Borboni fosse in condizioni miserabili, tremendamente povere. In realtà pensate che alla fiera di Parigi dell'industria del 1956 il regno dei Borboni si era classificato terzo fra le nazioni europee e di gran lunga primo fra quelle italiane. C'era un'industria meccanica molto forte, un'industria tessile sviluppatissima e protette dai dazi dei Borboni, che vennero tolti subito dai Savoia, provocando la caduta di queste industrie. È vero, d'altra parte, che la situazione agraria era tremenda, perché c'era il latifondo, i proprietari non sfruttavano queste terre. Ma cosa successe? Che quelle terre vennero in gran parte comprate dai ricchi borghesi del nord, che continuarono a mantenere il latifondo, quindi per i contadini non cambiò niente, se non il padrone, meno amato di quelli di prima. E a proposito di amore, in fondo erano affezionati al loro re Nassone, ai Borboni, molto più che al re Baffone, cioè Vittorio Emanuele II, del tutto sconosciuto e che per di più parlava spesso in francese. Allora, i Borboni ebbero gioco facile a incrementare politicamente il brigantaggio, per cui i banditi non si sentivano più banditi, ma si sentivano patrioti. Tanto più, infine, che ci si mise anche il clero. Il clero con il nuovo Stato aveva perso tutti i privilegi che aveva, soprattutto economici, e si considerava il re di Torino l'anticristo, per cui anche il clero favorì e incrementò il brigantaggio. Eccolo qua, il figlio il prodigo. Ma come, torni dalla guerra e non mi viene a trovare, Carmani? Dovevo presentare prima il congedo a Don Salvatore. Neanche mio padre e mia sorella l'ho visto. Ti ricordi di quando eri guaglione? Mi dicevi, Don Angelo, fatemi sentire le campane. Allora io ho sempre protetta la tua famiglia, anche dopo la disgrazia di tua sorella. Credetemi, vi sarò sempre riconoscente. È il dovere di ogni buon cristiano perché cade in disgrazia. Ma tu ti sei riscattato. Hai combattuto con onore, fino a meritarti i gradi di caporale, però hai lottato dalla parte sbagliata. Siamo stati traditi. Ma che ti aspettavi da un senza Dio? Da un massone che odia la Chiesa, che disprezza il popolo, che lo fucila, lo deruba? Anche lui è stato tradito. Ma lasciamo perdere questi discorsi. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Tasse, bandi, decreti. Si sono spartiti i beni della Chiesa come i panni di Cristo. E ora chi ci penserà, i poveri? Il nostro buon re. Sì, proprio lui, che sta affrontando un esercito possente in Spagna per affrontare l'invasore e scacciarlo dalle nostre terre.
Intanto noi dobbiamo preparare il terreno per quel giorno. E come? Avrai saputo delle rivolte contadine che scoppiano ovunque. Ma questi sacrifici sono vani, perché i nostri fratelli non hanno armi e non sono ben guidati. Ci vuole un capo. Ci vuole una guida per condurre questa crociata. E avete pensato a me? Sì, proprio a te. I boschi sono pieni di fuoriusciti, di sbandate, di disertori, che vivono ormai di rapine e di taglie, ma che sotto una guida possono diventare un vero esercito. L'esercito del popolo. Per fare un esercito ci vogliono denari, armi, uomini. Lo conosci, Michele Caruso? Sì, ne comandavo una ventina al Lago Pisolo. 40. Poi abbiamo capito che stavamo dalla parte sbagliata. Caruso metterà a disposizione i suoi uomini e le armi che abbiamo appena ricevuto. In più farà da collegamento tra noi e te. E qui ci sono 360 ducati che un nobile amico ti invia per fare le paghe. Tutti questi soldi non l'hai visto mai. Sono a tentazione. Fin dal Medioevo il papato era stato contrarissimo e con grande efficacia all'unità d'Italia sotto qualsiasi regno che non fosse il proprio, perché era chiaro che un altro regno avrebbe finito per togliere alla Chiesa i suoi territori e persino Roma, come di fatto avverrà. Quindi questa ostilità divenne tanto maggiore nel Risorgimento, però nel 1846 venne eletto Pio IX, che all'inizio sembrò favorevole a questo sogno degli italiani, ma subito dopo cambiò idea e divenne odiatissimo dai patrioti del nord, che dicevano abbasso Pio IX, e per converso amatissimo al sud, dove si diceva evviva Pio IX. Tutto andava di conseguenza gerarchicamente. Per esempio, un sacerdote durante una messa in una chiesa importante di Napoli disse testualmente, come fu riportato da un questurino: i nostri fratelli briganti in varie province d'Italia riportano la vittoria e sempre la riporteranno, perché combattono contro il re usurpatore. La Madonna dovrà farci il miracolo di veder cacciati fuori dal regno gli usurpatori. In effetti, come sempre succede nei periodi di grande crisi, la Madonna cominciò ad apparire, o almeno si credette che così avvenisse, a lacrimare in varie zone dell'Italia del Sud. Ma questo faceva piacere ai briganti, che si sentivano tutelati addirittura dal cielo. Anche il loro capo supremo, Crocco, si chiamava in realtà in un altro modo, era un vaccaio e un bracciante che era nato a Rio Nero in Basilicata, Carmine Donatelli. Era stato soldato borbonico, poi aveva aderito invece ai Mille disertando, ed era un eccellente capo militare partigiano da guerriglia. Aveva carisma sugli uomini e sapeva come fare quel tipo di guerra, per cui addirittura riuscì a fare la più grande conquista militare del brigantaggio, la presa di Melfi nel 61, e da allora la sua popolarità divenne tale che altre bande, fra cui quella del famoso Ninco Nanco, si aggiunsero alla sua. Anche Crocco, naturalmente, come si diceva, aveva una religiosità fatta di superstizione e credenza, come capitava, come capita oggi quando si prende un mafioso, un camorrista, quasi sempre gli si trovano addosso dei santini e dei cornetti. Così anche per i briganti, di una religiosità primitiva, parliamo sempre di uomini rozzi, ignoranti, naturalmente. E venivano anche loro trovati con queste madonnine che, a dire i sacerdoti, li avrebbero protetti in combattimento. Si sentivano come dei crociati e così vicini a Dio che addirittura sembrava loro normale entrare in chiesa a cavallo.
Sentite, vuol dire che la volta sua. Mi sono venuto qua perché c'è vista la disperazione nella gente mia. Avevo fatto la rivoluzione, perché ci avevano promesso la Repubblica. Invece hanno cagnato un re con un altro re. Ci hanno riempito la capiglia. E che si hanno rato? Tasse, carcere, fame. Ci hanno fatti più schiavi prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco. Perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli. Perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. Ma noi ci avevamo ribellato contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie. Ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito. Un esercito fatto di disperati. Di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma non si immasura. No, assieme a noi c'è sta la Chiesa. E da questo governo è stata umiliata, infangata. E poi c'è sta un renuncio. La corona. E tornerà a governarci. Quando avremo cacciato l'invasore. Ecco, queste sono le nuove armi. E questi sono i ducati per le banche. Chi viene con me non deve giurare fedeltà. Perché il forte non ha bisogno di giurare. E il debole tradirà qualsiasi giuramento. Chi viene con me deve giurare di andare fino in fondo. Fino alla vittoria! Ormai siamo alla guerra civile. Su, guarda. Rama sta bandiera. Ora è stato un potere. Questo è il simbolo degli antichi briganti contadini. Nel 1861 il governo contribuì enormemente ad aumentare il numero dei briganti, decidendo di richiamare alle armi quattro classi nel sud. Su 20.000 uomini, su 70.000 uomini se ne presentarono solo 20.000. Stesso destino ebbe un'altra chiamata. Ora è chiaro che quelli che non si erano presentati erano diventati disertori e quindi in molte, molte migliaia andarono ad accrescere il numero dei briganti. Oppure divennero loro fiancheggiatori o imboscati. Dall'altra parte, i soldati dello Stato italiano erano tutti nei capoluoghi di provincia, Napoli, eccetera. Erano 20.000 uomini del Sesto Corpo d'Armata, comandati dal generale Giovanni Durando. E iniziò lo scontro feroce. I briganti saccheggiavano i villaggi, sterminavano i liberali o patrioti. Invece i soldati, quando arrivavano sempre dopo, si davano ad azioni di fucilazioni di massa, di incendio di villaggi, di saccheggio. Ma cos'è questo bambino? Teno malocchio. Altro che malocchio, questo è tracoma. Ehi, porta la cassetta di medicazione. Sapete chi siamo noi? Siamo soldati del re d'Italia. Italiani, come voi. Siamo venuti per liberarvi dalla prepotenza dei briganti. C'è qualcuno che voglia aiutarci? A noi basta sapere da quanto tempo se ne sono andati e se erano ancora con loro i tre prigionieri. Non parleranno mai. Hanno paura. Dovranno imparare ad avere paura anche di noi. Fai venire avanti la compagnia. Io lo so.
hai sentito quello che ho detto? Vuoi aiutarci a trovare i briganti? No. Da entrambe le parti ci furono continui e numerosissimi episodi di incredibile violenza e ferocia, frutto di odio puro. Soldati crocefissi alle porte delle chiese, donne di briganti incinte squartate a colpi di baionetta. Ma certo, il problema non si risolveva. Il governo decise di nominare un nuovo comandante che avrebbe avuto ai suoi ordini ben 116.000 uomini. Il generale Enrico Cialdini, modenese, non aveva dato grandi prove di sé durante le guerre di indipendenza, ma era un uomo durissimo e determinato. Per di più, venne nominato luogotenente del regno, ebbe pieni poteri e li usò in pieno. In seguito, per i suoi meriti, verrà anche nominato senatore. Sì, generale, un messaggio per lei. Potete andare. Signore e signori, il governo mi ha nominato luogotenente generale del regno. Parto per Napoli immediatamente. Sostituite il generale Farina nella repressione del brigantaggio. Ah, no, 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 vado a rendere meno selvaggi quegli italiani. È tempo che quei cafoni capiscano che la nostra pazienza è finita. Attento a non usare la mano pesante. L'Europa è scandalizzata dai nostri metodi. La guerra è un atto politico. Un atto di forza che non può preoccuparsi di scandalizzare chi che sia. Ma noi non siamo in guerra, poiché sarebbe una guerra civile. E poi, ricordate, ha vinto più battaglie Fouché con i suoi servizi di informazione e le sue spie che Napoleone con la sua armata. Ogni volta che l'esercito interviene è guerra. Tutto il resto è ipocrisia e propaganda disfattista. Quasi vi invidio, generale. Andate in quel profondo sud, tra quelle popolazioni barbare e violente di cui scrive Dumas. Attenta, madame. State parlando di italiani? Non esageriamo, sarebbe come dire che i marocchini sono francesi. Auguri, luogotenente del regno. E guardatevi dal mal francese. Ne terrò conto. Cialdini si valse di due abili generali, il mitico Alfonso La Marmora, comandante dei bersaglieri, e il conte Pallavicini, abile stratega, ma soprattutto capace di usare lo strumento dei pentiti, un fenomeno che ci trasciniamo ancora nella storia d'Italia. Prometteva in sostanza sconti di pena a chi faceva la spia. Parlamento, rimproverato dall'Europa per quello che stava accadendo, decise di fare una commissione d'inchiesta nel 62-63, ma non se ne sa niente, o quasi, perché si riunì a porte chiuse. Non abbiamo i verbali, la grande maggioranza dei documenti venne poi distrutta appositamente. Fu decisiva la legge Pica, una legge eccezionale che durò dal 63 al 65, che era di una illiberalità assoluta, proprio una legge da stato d'assedio. I processati non potevano scegliersi il difensore. Bastava essere la moglie di un brigante senza altra prova per essere condannata ai ferri a vita. Si dettero condanne di 10-15 anni di prigione a bambini di 10 anni addirittura. Anche Crocco fu preso nel 64 e benché fosse accusato di 67 omicidi, stranamente non venne fucilato ma condannato all'ergastolo, perché ormai i magistrati di fucilazioni ne avevano abbastanza, al contrario dei soldati, e perché l'Europa era veramente orrificata da quanto avveniva nel sud d'Italia. Crocco fece 30 anni di prigione e morì nel carcere di Portoferraio. Il brigantaggio
finì praticamente nel 65, sconfitto. Rimasero poche bande sporadiche fino al 70, cioè fino a quando non fu presa Roma e non c'era più l'appoggio dello Stato della Chiesa. Poi divenne un normalissimo fenomeno di banditismo criminale. Per una storiografia durata quasi un secolo, la vicenda del brigantaggio finì a traluce e vino, come in questo film di Pietro Gerbi del 52, dal quale abbiamo tratto le immagini in bianco e nero. La storiografia più recente è invece molto più critica, come del resto il film di Pasquale Squittieri, molto recente, Briganti, dal quale abbiamo preso le immagini a colori. La storia del brigantaggio evidenzia i limiti del risorgimento italiano, prodotto di un'elite politica e intellettuale, ma che non seppe mai coinvolgere le masse. Questi liberali illuminati erano presenti un po' su tutto il territorio nazionale, ma dai più venivano ovviamente vissuti come conquistatori. Se i conquistati avessero avuto un miglioramento delle loro condizioni di vita, certo, tutto sarebbe andato più liscio, ma quel miglioramento fu lentissimo a svilupparsi. Noi oggi sappiamo che l'unità nazionale ha provocato benessere a tutti, ma allora niente affatto, anzi si ebbe uno sviluppo sostanziale anche per il Sud solo nei primi anni del Novecento con l'industrializzazione. Certo, le responsabilità non vennero tutte dal nord. I proprietari agrari del sud, ad esempio, barattarono la loro dipendenza dall'economia settentrionale con il mantenimento, se possibile, l'aumento dei loro privilegi. Aggravarono così quella questione meridionale che ci trasciniamo ancora e che ha provocato e provoca al paese gravi disagi tanto al nord quanto al sud, gravi disagi e problemi politici, economici e sociali. Carlo Levi, in Cristo si è fermato a deboli, scrisse: non c'è famiglia che non abbia parteggiato allora per i briganti o contro i briganti, che non abbia avuto qualcuno con loro alla macchia, che non ne abbia ospitato o nascosto, o che non abbia avuto qualche parente massacrato o qualche raccolto incendiato. Salvo poche eccezioni, i contadini erano tutti dalla parte dei briganti. Sono cose che restano nella memoria storica di un popolo, non facili da dimenticare, e che spiegano diverse cose, se è vero che la storia è maestra di vita. Ed è vero, solo che noi non impariamo quasi mai. Spiegano, per esempio, l'atteggiamento che molti meridionali hanno avuto per decenni nei confronti dello Stato, dal quale venivano assunti come impiegati, burocrati, oppure del bisogno che c'era sempre di finanziamenti per il Sud. In sostanza il pensiero era: ci avete voluto? Manteneteci. La chiamano la Grande Muraglia Piemontese, la più grande fortezza alpina d'Europa. Si allunga per oltre 3 chilometri fino a quasi 1800 metri di altezza sulle montagne che dominano l'alta valle del Chisone. Una cascata enorme di muraglie a scaglioni, come la definì più di un secolo fa Edmondo De Amicis. 1.300.000 metri quadri di ridotte, risalti, torrioni e ponti levatoi costruiti nel Settecento per montare la guardia su una valle lunga e chiusa dove l'inverno dura 10 mesi. Ma usati quasi esclusivamente come carcere duro, militare e civile. E la fortezza di Fenestrelle, dal latino Finisterre,
il luogo dove comincia e finisce una storia dimenticata del nostro risorgimento. Quella di decine di migliaia di italiani prigionieri di altri italiani, deportati in veri e propri campi di concentramento. La storia dei prigionieri di guerra del Regno delle Due Sicilie. Il numero dei deportati militari napoletani nel nord oscilla tra 30.000 e 40.000 soldati. Venivano inviati in due campi fondamentali. Il campo di San Maurizio Canavese e il campo di Fenestrelle. Non escono vivi da lì. Una ferita mortale impressa nella carne della popolazione meridionale. Dalla verità verrà fuori un'altra Italia, forse un'Italia veramente unita, cosa che in 150 anni non si è mai verificata. A partire dal novembre del 1860, nei campi di prigionia in Italia settentrionale sarebbero stati deportati almeno 32.000 soldati appartenenti al vecchio regno delle Due Sicilie. 32.000 italiani che avevano giurato fedeltà a un altro re, rinchiusi in condizioni spesso durissime in attesa di un passaggio in quell'esercito italiano che doveva ancora nascere. Passaggio che nella gran parte dei casi non avverrà mai. È una vecchia, brutta storia censurata per un secolo e mezzo, che solo di recente la storiografia ufficiale sta cominciando a prendere in considerazione, rileggendo e in alcuni casi riscoprendo le carte che la raccontano. Ci sono una ventina di riferimenti nel carteggio Cavour al problema dei prigionieri di guerra napoletani. Questi riferimenti, contenuti in lettere del ministro della guerra Manfredo Fanti, in dispacci del generale Cialdini che comandava l'assedio a Gaeta, più alcune risposte di Cavour, sono state il mio primo incontro col problema dei prigionieri di guerra napoletani. Fino a quel momento io ignoravo la questione. Allora ho fatto una retromarcia e ho cominciato a controllare a tappeto i testi di storia sull'argomento, compresi i lavori di Alfonso Scirocco sul crollo del Regno di Napoli e tanti altri, e non ho trovato nessun tipo di riscontro. Forse il vero, l'autentico buco nero o comunque un problema che è stato trascurato è quello delle sorti degli aderenti ai cessati regimi. Questo vale per il Regno delle Due Sicilie, ma vale anche per altri piccoli stati italiani. Cioè, che fine ha fatto questa burocrazia? Che fine hanno fatto questi militari dopo la conclusione del processo unitario? Sono stati fatti prigionieri? Sono stati costretti a emigrare? Sono stati perseguitati? Sono stati repressi? Ecco, su questo, effettivamente, su questa parte, su questo momento della nostra storia, credo che gli storici abbiano, soprattutto fino a 20 anni fa, abbiano dimostrato scarso interesse. Perché nessuno storico, contemporaneista o risorgimentista ha affrontato la questione? Non posso pensare che nessuno abbia letto il carteggio Cavour. Io ho questa impressione che il problema dell'arresto in massa dei soldati borbonici sia una spina nel fianco. Cioè, non si riesce a incasellarla. Forse è un problema generale dell'università italiana, è un problema di ricerca. C'è sempre l'idea che è stato scritto tutto, che non c'è da aggiungere null'altro. E poi si scopre invece che in alcuni libri universitari le fonti citate bibliografiche sono sempre le stesse. Forse il problema è un po' più ampio, è la difficoltà del nostro paese di fare i conti con la propria storia, soprattutto con la storia che ha originato questa nazione, rendendola unita nelle sue diversità. Per provare a raccontarla, questa storia, bisogna fare un passo indietro e spostarsi quasi 800 chilometri più a sud. Civitella del Tronto, poche case arroccate su una rupe dominata da una poderosa fortezza cinquecentesca.
150 anni fa, in questo estremo lembo settentrionale d'Abruzzo, si consumava l'ultimo tragico atto di quello che era stato il più antico e il più grande Stato italiano preunitario, il Regno delle Due Sicilie. Quando il 20 marzo 1861 la piccola guarnigione della fortezza cede al lungo assedio dell'esercito piemontese, dopo essersi ostinata a resistere persino contro l'ordine di resa del suo ultimo re, esule da oltre un mese a Roma, era la Stoia stessa ad averla superata. Tutte le roccaforti borboniche, per ultime Messina e Gaeta, erano già cadute da tempo. E da tre giorni il Parlamento di Torino aveva proclamato il Regno d'Italia. A Civitella ci sarà anche l'appoggio all'esterno da parte di paesani armati, così era la definizione ufficiale, quindi è una congiunzione tra la guerra e la guerriglia. E anche all'interno della piazza ci sarà, quando arriverà l'ordine di resa, una notevole opposizione sia dei militari, sia anche da parte di chi si è rifugiato nella piazza per difendere la causa borbonica. E dopo la caduta ci sarà un tentativo di processare gli ufficiali che hanno voluto resistere a ogni costo e ci sarà anche chi ci rimetterà la pelle come un frate che aveva incoraggiato la difesa, che si era nascosto in un forno e verrà preso e fucilato. Non è una bella pagina, diciamo, non si è vinto con signorilità. Ne fecero prigionieri 300 e li radunarono in una chiesa di Ascoli Piceno, il giorno successivo la chiesa di San Pietro Martire. Dopodiché fu dato ordine dall'alto comando piemontese di trasportarli a Torino. Questi da Ascoli passano per San Benedetto del Tronto, arrivano a Rimini, poi a Bologna. Da Bologna si perdono le tracce dei documenti di cui ho potuto avere visione e comunque dovevano andare, la prima destinazione era Torino. Questo piccolo gruppo di prigionieri, scortato da 120 bersaglieri per un lungo viaggio verso il nord di cui a un certo punto si perdono le tracce, è solo l'ultimo di un lungo drammatico esodo iniziato molto prima, che coinvolse decine di migliaia di ex soldati borbonici, che parte dalla disfatta dell'esercito del sud. La prima, la seconda e la terza guerra di indipendenza sono durate poche settimane, quindi si procedeva quasi immediatamente allo scambio dei prigionieri una volta stipulati gli armistizi. Fa eccezione la campagna del 1860, perché è una campagna di guerra condotta senza dichiarazione di guerra, contro uno Stato neutrale con cui si avevano rapporti diplomatici ufficiali. E allora quella è una guerra sporca. Una guerra di cui ci si vergogna. Alla vigilia della spedizione dei Mille, che provocherà il crollo del Regno delle Due Sicilie, questo regno era tra i sette stati cui era composta l'Italia il più grande, più esteso, il più popoloso ed era anche militarmente forse il più forte. 90.000 uomini sulla carta, un po' meno di 60.000 in realtà. Oltre all'armata di mare, una delle più potenti marine da guerra del mondo, superiore a quelle di tutti gli altri stati preunitari messi insieme. Era un esercito addestrato per l'ordine interno, fondamentalmente, per le operazioni di controguerriglia, ma a piccolo livello. Aveva al suo interno quattro reggimenti svizzeri fino al 59 che garantivano una certa sicurezza, ma dal punto di vista di fedeltà alla corona non manifestò mai nessun segno di esitazione. Eppure in Sicilia la partita è subito persa. Per l'isola, tradizionalmente autonomista e antiborbonica, segnata da violente repressioni poliziesche fino alla vigilia dello sbarco dei Mille, le truppe straniere sono quelle di Francesco II, non quelle di Garibaldi. La Sicilia, ricordiamoci, è esente dalla coscrizione perché non si è mai piegata a questa idea di prestare servizio per il re di Napoli. La Sicilia è violentemente antiborbonica, è insorta nel 20 e sarà domata soltanto dopo un anno nel 21, è insorta nel 48 e ci vorrà un anno per domarla. La crisi dell'esercito borbonico in Sicilia è spiegabile anche così. Non è Garibaldi e i Mille contro 20.000 borbonici, ma sono 20.000 borbonici contro tutta la Sicilia in pratica. In Calabria poi l'esercito borbonico non si batte neppure. A Soveria, nei pressi di Catanzaro, il generale Ghio si arrende con 10.000 uomini senza dare battaglia.
Poco lontano, a Mileto, il 4° reggimento di linea napoletano si rivolta contro i suoi ufficiali accusandoli di tradimento e trucida il generale Briganti prima di sbandare, prendendo la via di casa o della montagna. E così, in 3 settimane, Garibaldi arriva a Napoli, abbandonata da Francesco II e dalla sua corte. Quel che resta dell'esercito borbonico si attesta sulla linea del Volturno, da dove il 1° ottobre tenta la controoffensiva nell'unica grande battaglia in campo aperto. Ma ormai è troppo tardi. È la battaglia più grande data da Garibaldi, sono circa 20.000 uomini che combattono contro un numero superiore di borbonici. La battaglia è indecisa e incerta, Fonmaker arriva troppo tardi per effettuare la manovra a tenaglia che era stata prevista, Garibaldi dimostra i suoi migliori doti di generale, riesce a respingere l'offensiva borbonica, ma si ferma lì, non è più in grado di controbattere questa offensiva, di fare una controffensiva e deve aspettare che dal nord venga il Regio Esercito, l'armata sarda ancora, che ha battuto i pontifici a Castelfidardo e che sta entrando attraverso le Marche nel regno nell'Abruzzo e quindi nel regno delle Due Sicilie. Il problema borbonico è che l'età dei generali, con l'eccezione di Pianel, che è ministro della guerra nell'ultima fase, e con l'eccezione di Beneventano del Bosco, i generali borbonici sono ultra settantenni. Il principe di Castelcicala, luogotenente generale del re a Palermo, era stato aiutante di campo del duca di Wellington a Waterloo. Il generale Filangieri era già diventato tenente generale, cioè generale di corpo d'armata, con Gioacchino Murat durante la campagna di Tolentino. Il ministro della guerra, il barone Winsper, che è un mio concittadino, visto che è di Lecce, aveva 82 anni, era ancora in servizio. L'alta ufficialità napoletana, in parte incapace, in parte indecisa, in parte capisce che ormai la situazione, la partita è persa, l'ufficiale più capace, Pianel, ministro della guerra napoletano, dà le dimissioni e se ne va da Napoli. Sarà un ottimo generale dell'esercito italiano poi, ma è chiaro che non è certo l'esempio del difensore della dinastia. Dei 60.000 uomini che componevano l'armata napoletana allo sbarco dei Mille, guidata nel migliore dei casi da una gerontocrazia le cui competenze militari non andavano oltre le guerre napoleoniche e nel peggiore dei casi da un'alta ufficialità che passa quasi in massa dall'altra parte, furono ben 2.311 gli ufficiali borbonici inquadrati poi nell'esercito piemontese, ne resta solo un quarto 6 mesi dopo, nell'inverno del 1861. Più o meno 15.000 uomini. Quasi tutti concentrati nella roccaforte di Gaeta, difesa con un'artiglieria obsoleta rispetto a quella piemontese. Dove erano finiti gli altri? Praticamente l'esercito ripiega su Gaeta, ma Gaeta non è in grado di accogliere il grosso delle truppe, per cui una parte delle truppe viene fatta entrare in città, l'altra viene mandata verso Terracina, riesce a sottrarsi alla cattura da parte dell'armata sarda, passa il confine pontificio, al confine pontificio viene disarmata dai pontifici e dal corpo di occupazione francese e da lì il grosso dell'esercito borbonico rimpatrierà a piccoli gruppi attraverso la frontiera. C'è uno sbandamento continuo di queste truppe che ormai è crollato definitivamente dopo la sconfitta del Volturno, il regno delle Due Sicilie, il sovrano era a Gaeta, cercava di resistere, ma ormai tutto era stato compiuto. E queste truppe che fine hanno fatto? Questo è un problema storico molto importante. Gaeta, ultimo baluardo del regno dopo la sconfitta del Volturno. L'antichissima fortezza, costruita su uno sperone di roccia a picco sul mare, che aveva retto in passato a decine di assedi, sta per conoscere il peggiore di tutti. È difesa da 300 cannoni, ma quasi tutti antiquati, alcuni addirittura risalenti al XV secolo, che non possono reggere il confronto con le batterie piemontesi a canna rigata, molto più precise e potenti. La speranza degli assediati è in un intervento diplomatico dall'estero, che però non arriva.
e quando il 18 gennaio 1861 la flotta francese abbandona la rada, lasciando mano libera ai piemontesi anche da mare, si capisce che non arriverà mai. La fame e una terribile epidemia di tifo fanno il resto. La fortezza capitola il 13 febbraio 1861, dopo quasi 4 mesi di assedio. La mattina successiva, Francesco II e Maria Sofia, la regina soldato, come la definì Proust, e il giovanissimo sovrano che aveva perduto il suo regno nemmeno 2 anni dopo averlo ereditato, salgono a bordo della corvetta francese Mouette per l'esilio a Roma. È finito il regno delle due Sicilie. È facile irridere rispetto all'esercito di Franceschiello, però sarebbe ingeneroso, perché quell'esercito si è battuto valorosamente sia a Milazzo, nella battaglia di Milazzo, che poi è stata vinta da Garibaldi, perché dal mare le navi ex borboniche hanno mitragliato i difensori della fortezza, e si è battuto valorosamente sulla linea del Volturno e poi nelle 3 piazze forti di Gaeta, Messina e Civitella del Tronto. Grazie alla resistenza di Gaeta, il regime borbonico è caduto in piedi. Ma a questo punto, a cavallo dell'ultima resistenza della corte rifugiata a Gaeta, il grande problema dimenticato, quello dei prigionieri di guerra, era già emerso da tempo. I primi prigionieri furono i 2000 della battaglia del Volturno. Poi seguirono 11.000 agli inizi di novembre, dopo l'assedio di Capua, quindi dopo la capitolazione di Capua, e infine i circa 12.000 al termine dell'assedio di Gaeta, poi seguiti da quei pochi centinaia capitolati a Messina e a Civitella del Tronto. In un primo momento furono trasportati soprattutto via mare nei cosiddetti depositi, che erano luoghi di raccolta dei depositi di Genova, Milano, Torino, e alcuni, secondo i documenti che abbiamo potuto vedere, furono anche internati nell'isola d'Elba, alla Capraia, alla Gorgona e all'isola di Ponza. Partivano in nave da Civitavecchia o da Napoli, approdavano a Genova e venivano poi smistati tra i dileggi della gente che li accoglieva in porto, in campi temporanei dove potevano rimanere all'inizio, quindi ad Alessandria, quindi a Brescia, quindi a Genova. Successivamente, invece, quando si pose il problema delle leve e quindi del reclutamento di questi soldati, ci fu una ulteriore suddivisione. I campi temporanei furono chiusi e rimasero invece in piedi soltanto il campo di San Maurizio Canavese e il campo di Fenestrelle. Venendo dal piccolo borgo sulle Alpi Cozie, ad appena 70 chilometri da Torino, verso il confine francese, la prima immagine di Fenestrelle è l'imponente massiccio del Forte San Carlo, corrispondente a meno di un quarto dello sviluppo complessivo della fortezza, che poi si aggrappa per 3,5 chilometri lungo il costone della montagna attraverso una serie di ridotte e fortificazioni collegate da una lunghissima scala coperta di 4.000 gradini, che conducono fino all'ultimo baluardo, il Forte delle Valli, a quasi 2.000 metri di altezza. Il ponte levatoio era ed è tuttora l'ingresso principale che si apre sulla piazza d'armi, su cui si affacciano il palazzo degli ufficiali, la chiesa, il palazzo del governatore, alle cui spalle si sviluppano i quartieri, 3 grandi edifici sovrapposti con la doppia funzione di caserma nei piani alti e prigione in quelli bassi e nei seminterrati. È qui, in grandi e gelide camerate, che i prigionieri venivano reclusi, incatenati l'uno all'altro a grossi cippi di pietra. Nel campo di San Maurizio Canavese venivano raccolti i soldati che erano stati chiamati alla leva e che erano refrattari alla leva. Fu chiamato campo di rieducazione, campo per rieducare i soldati napoletani. Rieducare è il termine usato proprio in alcuni dispacci. Fenestrelle era invece un vero e proprio campo di detenzione dove andavano gli irriducibili, i soldati ribelli, gli sbandati che avevano aderito alle bande di briganti nel sud Italia, in compagnia anche dei briganti. Quella che alcuni hanno ribattezzato la tratta dei napoletani poneva dei problemi logistici non indifferenti, attraverso i quali per la prima volta la notizia arrivò a Cavour.
In un dispaccio il ministro Fanti chiede a Cavour di poter noleggiare diversi vapori sul mercato internazionale, probabilmente vapori francesi, per poter tradurre questa massa di soldati prigionieri a Genova e lì fargli prendere la strada di campi di internamento militare. Questa notizia coglie di sorpresa Cavour, che si ritrova due patate bollenti. Questa massa di bassa forza, quindi di soldati semplici trasportati dalla madrepatria in terre sconosciute, a Genova sostanzialmente, poi da lì in direzione di Fenestrelle, di San Maurizio, Canavese e altri campi di internamento militare. In più si ritrova gli ufficiali superiori borbonici, i quali in base alle capitolazioni dovrebbero essere liberi di rientrare a casa loro e invece sono stati arrestati per un'alzata d'ingegno di un ex emigrato, Silvio Spaventa, il fratello del filosofo Bertrando, che diventato inopinatamente consigliere di luogotenenza agli affari dell'interno, si diverte a fare il poliziotto, come ha ricordato anche suo nipote Benedetto Croce in una bellissima pagina autobiografica. Il problema era peraltro già stato posto molto tempo prima allo stesso re di Sardegna Vittorio Emanuele II da Garibaldi in persona. Garibaldi si trova ad avere a che fare con un buon numero di prigionieri oppure che si sono consegnati, che sono stati fatti prigionieri o che si sono consegnati spontaneamente, e sa che questi uomini devono essere per qualche periodo tenuti sotto controllo, perché comunque sono legati da un giuramento di fedeltà al loro sovrano. E allora Garibaldi, consapevole di questo problema, il 4 ottobre, cioè 3 giorni dopo la battaglia del Volturno, il 4 ottobre del 60, scrive una lettera a Vittorio Emanuele II in cui è notevole questo passo. Scrisse in data di ieri, quindi il 3 ottobre, che mandano a Genova i prigionieri napoletani e penso di mandare pure alcuni corpi che si sono dati a noi per capitolazione. La maestà vostra si compiacerà di ordinare che siano ben trattati e incorporati nell'esercito. Ma gli auspici di Garibaldi non si traducono in realtà. Un documento inedito che abbiamo ritrovato all'archivio di Stato di Torino ci racconta dove finirono quei primi prigionieri del Volturno. È datato 11 novembre 1860. Il comando del 5° Dipartimento Militare scrive al Ministero della Guerra per comunicare la presa in consegna a Fenestrelle di un grande numero di prigionieri. Nell'oggetto si legge «prigionieri napoletani». Sono 1182, in gran parte senza nome, ma la scrupolosa annotazione dei reparti di provenienza, soprattutto l'ottavo, il nono e il decimo reggimento di linea, ci rivela che sono tutti militari borbonici, nessun ufficiale, che combatterono al Volturno. Un mese dopo la battaglia, la lettera di Garibaldi, sono tutti rinchiusi nella fortezza prigione di Fenestrelle, i primi di un lungo elenco. Dai documenti che noi abbiamo consultato per i due campi fondamentali di prigionie, che sono Fenestrelle e San Maurizio Canavese, nell'arco di 2-3 anni, dalla fine del 60 al 63-64, passarono perlomeno, e questo è accertato perché documentato, circa 32.000 soldati borbonici. L'ambasciatrice americana Caroline Marsh, accreditata a Torino, nel 1861, alla fine del 1861, annotava sul suo diario qualche frase su questi prigionieri che provenivano dal sud, dalla bassa Italia, e parlava addirittura di 6.000 prigionieri rinchiusi nel carcere di Fenestrelle. I circa 2.000 carcerati di Fenestrelle non escono vivi da lì. Sono anche protagonisti di un tentativo di evasione di massa nell'agosto 1861 e la reazione dell'autorità carceraria è severissima e in più muoiono come mosche. Fenestrelle è un sistema di fortificazioni posto a circa 2000 metri di altezza sulle Alpi e a un certo punto, per far capire che il rigore è il rigore, la direzione del carcere fa sfondare le finestre in modo che oltre al freddo naturale di celle non riscaldate ci fosse anche il salutare freddo alpino. Tra le cose che più colpiscono nei documenti ritrovati ci sono spesso i toni, le stesse parole con cui i comandi piemontesi riferiscono dei prigionieri di guerra.
Farini parlava di vile canaglia. Il Taon di Ravel, che era il direttore del Ministero della Guerra nelle luogotenenze, parlava di gente da cui non si può trarre alcun profitto. E quando il generale La Marmora, incaricato da Cavour, andò a fare un'ispezione al castello sforzesco di Milano, dove c'erano 6.000 uomini provenienti dalle due Sicilie, fece una relazione tremenda, dicendo che non si poteva trarre alcun beneficio dall'arruolamento di quei soldati e che su circa 1.000 uomini al massimo un centinaio potevano essere utilizzati. Così, il 18 novembre 1860, il generale Alfonso La Marmora scriveva a Cavour, dopo aver visitato i detenuti al castello sforzesco di Milano, che rifiutavano in massa di passare nell'esercito piemontese. I prigionieri napoletani dimostrano un pessimo spirito. Su 1.600 che si trovano a Milano non arriveranno a 100 quelli che consentono a prendere servizio. Sono tutti coperti di rogna e di vermina. Non so per verità che cosa si potrà fare di questa canaglia. I giovani forse potremmo utilizzarli, ma i vecchi, e sono molti, bisogna disfarsene al più presto. La terribile durezza delle condizioni di vita per i detenuti di Fenestrelle e il lungo silenzio della storiografia ufficiale hanno inevitabilmente alimentato su questi temi una pubblicistica revisionistica e in parte anche decisamente neoborbonica, con cui pure bisogna confrontarsi. Il valore storiografico di questa produzione è secondo me molto discutibile, perché si basa più che altro su fatti che vengono affermati apoditticamente. La documentazione viene consultata in maniera molto parziale, riprende più che altro una mitologia, la mitologia del sacrificio del Sud, la mitologia del brigantaggio represso ferocemente, che è mitologia fino a un certo punto, questa, intendiamoci, però viene mitizzata proprio in quanto elemento di frattura, diciamo così, tra la parte del paese, come dire, che si riconosce nell'unità e quella che non si riconosce nell'unità. In realtà non sono stati effettuati degli studi di settore, quindi nel Foggiano, nel Vulture, a Cosenza, l'archivio di Stato di Cosenza ha un fondo brigantaggio enorme. C'è una sala completamente foderata di fascicoli. Non dimentichiamo che nel massiccio del Pollino ha operato la Guardia Nazionale mobilizzata agli ordini del colonnello Fumel, Pietro Fumel, che ha applicato sistemi di tipo sudamericano per la repressione del brigantaggio, dalle fucilazioni in massa, alle false fucilazioni, a tante altre cose su cui si potrebbero girare dei film. Tutta la documentazione riguardante l'attività delle colonne mobili del colonnello Fumel, compreso il pagamento delle diarie, l'armamento, eccetera, è all'archivio di Stato di Cosenza. E nessuno l'ha studiato. Per questo, spesso, l'iniziativa cade su storici non di professione, che dedicano l'intera esistenza allo studio di carte inesplorate. Facendo ricerche sul brigantaggio e sul regno delle due Sicilie, mi sono imbattuto in alcune piccole notizie, sia date da storici borbonici quali il Desivo dell'epoca, sia consultando la Civiltà Cattolica, dove in effetti c'erano degli indizi un poco maggiori. Questo mi ha spronato ad allargare la ricerca che poi è stata effettuata all'AUSME, l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, dove ho potuto trovare alcuni documenti. È stata una ricerca totalmente in solitudine che però ha portato qualche frutto. Da questo momento in poi il problema dei soldati napoletani finalmente è stato conosciuto nella storiografia italiana. Questi testi, se hanno il merito di valorizzare fonti ignorate o semplicemente sottoutilizzate dalla storiografia ufficiale, a volte contribuiscono alla circolazione di notizie poco verificate, come la storia dell'inquietante scritta «Ognuno vale non in quanto è, ma in quanto produce» su un muro di Fenestrelle, che ricorda il tragico Arbeit macht frei di Auschwitz. L'iscrizione risale in realtà all'epoca fascista, dunque piemontesi e borbonici non c'entrano nulla. Non è invece più verificabile la storia della morgue.
La fossa comune, addossata alle mura di cinta, dove sarebbero stati gettati centinaia di cadaveri di soldati napoletani poi coperti con la calce viva. La struttura è ancora ben visibile, proprio alle spalle della chiesa della fortezza, da dove precipita lo scarico di pietra lungo 26 metri, come è visibile la grata su misura per far passare i corpi. Ma in epoca fascista, quando Fenestrelle era ancora un carcere duro, la morgue è stata fatta saltare e ogni traccia è sparita per sempre. Restano però decine di certificazioni di morte, altri documenti inediti, ritrovati nei registri parrocchiali, redatti in parte in francese, e all'archivio di Stato di Torino, dove sono custodite le poche carte superstiti dell'ospedale militare della fortezza. Documenti che provano come a Fenestrelle i prigionieri napoletani morissero sempre per le stesse ragioni: tisi polmonare, freddo. Anche molto tempo dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Sicuramente la cosa che si viene a sapere qui della vita dei prigionieri soprattutto è il patimento del freddo, tanto che qui, a differenza che in altre fortezze sabaude, tutto quello che era considerato invernale, quindi dalla consegna della legna, dal cambio degli indumenti, veniva sempre fatto almeno un mese prima rispetto agli altri e posticipato di un mese rispetto agli altri. Quindi è pacifico che dei soldati che provenivano appunto da località del sud Italia, equipaggiati per quelle località, trovandosi in queste condizioni, sicuramente non ci stavano troppo bene. Si può prevedere che ne morirono moltissimi, sia per lo stato di cattività in cui vivevano, sia per il freddo in cui li facevano vivere, però una cifra esatta o anche una cifra approssimata, io penso di non, gli storici non sono in grado ancora di determinarlo. Buona parte dell'alta ufficialità borbonica passerà in realtà nei ranghi dell'esercito italiano attraverso il vaglio di una apposita commissione. Lo stesso, per diverse ragioni, non avverrà per la truppa, i sottufficiali e quasi tutti gli ufficiali subalterni. Anche perché l'altra faccia di questa vicenda ancora in gran parte da indagare è il cosiddetto brigantaggio e la sua durissima repressione. Il brigantaggio è un fenomeno complesso, perché ci sono sia grossi fatti di delinquenza comune, estorsioni, rapimenti, sequestri di persona, eccetera, sia c'è il riconoscimento dei comandi briganti come comandi militari da parte del governo borbonico in esilio. I piemontesi, che Dio li stramaledica, la giustizia l'hanno levata, ma noi la rimettiamo per forza! Viva Francesco II, nostro re! Viva il re! Un fenomeno complesso, in parte endemico, che coinvolse moltissimi ex militari borbonici e che causò alla Nuova Italia anche forti imbarazzi internazionali, costringendo il governo a sospendere la Costituzione nel Mezzogiorno. Prima con la legge di guerra, poi con la legge Pica, che formalizzò lo stato d'assedio e la giurisdizione dei tribunali militari. Le bande erano costituite inizialmente in buona parte da ex soldati borbonici, poi al soldato borbonico si sostituisce soprattutto fondamentalmente il renitente alla leva. Ci sono ancora, in casi di cattura o di fucilazioni negli anni 60, nel 64, 65, gente che non si è mai presentata. Borbonici che sono tornati a casa e al richiamo nel 60, ex soldati, non si sono ripresentati, hanno vissuto alla macchia per 4 anni. Quando viene varata la legge Pica, il 15 agosto del 1863, da 3 anni il Mezzogiorno continentale è in fiamme. Due distinti fenomeni qualificati eversivi dal governo italiano dell'epoca si sono saldati. Una gigantesca insurrezione contadina, finora mai studiata, e quello che poi è stato definito il grande brigantaggio. Ovviamente la stampa estera intervenne con una certa attenzione. Perché? Perché era appunto la scoperta di un mondo che si credeva che non esistesse più. Dall'ottobre 1860 in poi i comandi militari provinciali avevano massicciamente usato le fucilazioni. Fino all'entrata della legge Pica probabilmente noi abbiamo tra i 7.000 e i 20.000 fucilati nel Mezzogiorno continentale.
Ecco che diventava utile reintrodurre la pena di morte in modo surrettizio, senza abolirla ufficialmente per i reati politici. In che modo? Inventando il nuovo reato di brigantaggio. Un reato politico comunizzato, cioè ridiventato comune. Quando la legge Pica decade, il 31 dicembre 1865, il bilancio al sud è drammatico. È destinato a peggiorare ancora, almeno fino alla fine del decennio. Tra repressione dell'insurrezione contadina, repressione del grande brigantaggio e repressione del piccolo brigantaggio, che è lo stesso fenomeno però per gli anni che dal 1866 vanno fino al 70, si oscilla tra un minimo di 17.000 fucilati e un massimo di 78.000 fucilati. Nei rapporti iniziali non viene citato il numero. Sono stati fucilati dei briganti, ho catturato dei briganti e li ho fucilati. Non abbiamo cifre esatte perché l'esecuzione, l'applicazione della legge Pica comportava anche la censura di guerra in tutti i territori proclamati in stato di brigantaggio. Per cui, vigendo la censura, i giornalisti, gli italiani e stranieri, non potevano circolare in zona di operazioni militari e addirittura anche i deputati non potevano circolare. Effettivamente c'è una certa ferocia che colpisce, sono stati descritti anche episodi di cannibalismo, la repressione del brigantaggio o delle popolazioni che fiancheggiano il brigantaggio nel 61 non è rivolta a colpire il fenomeno del brigantaggio, ma è rivolta a intimidire la popolazione. La vita del contadino o la vita del soldato sull'Appennino dell'Appennino meridionale erano qualche cosa che noi oggi non difficilmente comprendiamo. Era gente abituata a vedere la morte. La morte e la crudeltà. Nel contesto in cui divampa questa che in molti hanno definito una vera e propria guerra civile durata quasi 10 anni, un ruolo fondamentale lo ha il tracollo dell'economia del Sud all'indomani dell'unità nazionale. Perché l'impoverimento reale delle masse contadine nel mezzogiorno, le insorgenze armate, la diffusissima renitenza alla leva militare, che prolungò di fatto per anni, sotto diverso nome, la questione dei prigionieri di guerra, sono tutti fenomeni strettamente connessi, parti e frammenti di uno stesso discorso, che racconta il tramonto definitivo di una intera epoca, di tutto un mondo. La trappola da evitare a livello di rappresentazione del Mezzogiorno d'Italia alla vigilia dell'unità è quello di rappresentare questa parte del paese come una specie di terzo mondo dell'epoca, un'Africa o un inferno di arretratezza. Eppure è proprio questa l'immagine che la vulgata maggioritaria sul Risorgimento ha sempre tramandato. Quella di un sud arretrato e dominato da una monarchia reazionaria e assolutista. Una immagine che è in parte una forzatura utile a giustificare la campagna del 1860-61. È in gran parte una costruzione voluta dagli stessi esuli meridionali. C'è tutto il coté degli ex emigrati, emigrati dopo il 48, cominciando da Giuseppe Massari di Taranto, forse il principale collaboratore palese di Cavour, direttore della Gazzetta Piemontese, Giuseppe Massari, poi Nicola Nisco, Ruggero Bonghi e altri, Silvio Spaventa, Scialoia, l'economista, che devono, secondo me, legittimare il fatto di sentirsi commissari piemontesi in casa propria. E quindi tendono a presentare a fosche tinte la realtà meridionale. La vulgata retorica è quella della patria, no? Della patria che deve unire tutti, e ci sono queste immagini, l'immagine dell'Italia turrita, l'immagine dell'Italia delle 100 città, sono tutti artifici, se vogliamo, retorici, che servono proprio a dare un immaginario collettivo nel quale identificare.
ritirarsi. E quindi poi portare a termine questo processo di nazionalizzazione delle masse. E secondo alcuni non è la nazione che crea lo Stato, ma è lo Stato che crea la nazione. Così, dal maggio 1860, il Regno delle Due Sicilie comincia a pagare il prezzo di una serie di scelte che si riveleranno fatali. Una politica interna paternalistica con il popolo e miope con i ceti medi, e una politica estera troppo isolazionista per un paese così piccolo, per di più al centro di un Mediterraneo, in cui si avvicina l'apertura di Suez, e tornano ad incrociarsi giganteschi interessi geopolitici. Eppure, alla vigilia dell'unità, il Regno è anche lo Stato italiano con l'economia probabilmente più solida. Esisteva una disseminazione di imprenditoria di un certo interesse che sarà messa in crisi da una serie di processi e di scelte fatte dal nuovo Stato. Il Sud aveva delle tradizioni produttive antiche e naturalmente aveva anche dei luoghi di eccellenza. L'industria meccanica, l'industria cantieristica era un'industria avanzata, come era avanzata quella di Genova. I due grandi centri della cantieristica italiana erano Genova e Napoli. Il primo ponte sospeso d'Italia, la prima ferrovia, il primo battello a vapore, alcuni dei più grandi insediamenti manifatturieri, le finanze pubbliche più in buona salute e i due terzi della moneta circolante in tutta la penisola. L'elenco dei primati duo siciliani alla vigilia dell'unità è lungo, in parte abusato o travisato, ma anche complesso da leggere in un paese comunque segnato da profonde fratture sociali e territoriali. L'intera penisola italiana, con l'eccezione probabilmente di Firenze e di Milano, l'intera penisola italiana era terzo mondo, diremmo noi oggi, era balcanica, una realtà molto arretrata, per cui calcolare il differenziale d'arretratezza tra la campagna piemontese e la campagna napoletana è ridicolo, perché entrambi erano lontanissimi dalla realtà francese o da quella inglese o prussiana. Quando il Sud entra a far parte della compagine nazionale, naturalmente è il Nord che dirige le danze, nel senso che sono i ceti dirigenti del nord a pensare alla politica economica del paese, ed è una politica economica che immediatamente danneggia il sud. Certamente si può dire che il sud ha pagato un prezzo molto alto, però bisogna anche tenere in conto quello che ha ricevuto. Voglio ricordare che nel giro di pochi anni la mortalità infantile diminuisce, l'analfabetismo diminuisce, le infrastrutture, strade, porti incominciano, cioè tutta quella zona di crescita civile che i Borboni avevano trascurato semplicemente perché l'immagine, l'idea di Stato che avevano era l'idea di uno Stato immobile, che poteva avere anche i suoi vantaggi, no? Perché la vita per esempio costava pochissimo, le tasse erano molto basse, la leva non era una leva particolarmente onerosa, quindi c'erano dei vantaggi diretti per la popolazione. Però certo, se tu vuoi fare di un popolo un popolo di cittadini e non più di sudditi, che è un'immagine che viene spessissimo usata, no? Il passaggio da sudditi a cittadini, devi imporre anche delle condizioni che possono sembrare molto pesanti. Ma a parte il gigantesco aumento della pressione fiscale conseguente all'unione del paese meno indebitato d'Europa, il Regno delle Due Sicilie, con quello più indebitato, il Piemonte, all'indomani dell'unità è soprattutto l'immediata adozione delle misure fortemente liberiste sponsorizzate da Londra e Parigi a far crollare la gran parte dell'industria nel sud, non in grado di reggere la concorrenza una volta perduto il sostegno delle politiche protezionistiche dei Borboni. Mentre molte industrie del nord si ripresero dopo la batosta liberista degli anni 60 e 70, molte imprese del sud non si ripresero, se non parzialmente, ma altre chiusero. Il grande problema del sud è questo, cioè che a un certo punto, di fronte al fatto che l'industria del nord si organizza e ha capacità competitive, e gli imprenditori meridionali si convertono all'agricoltura. Quindi il rafforzamento di un'economia industriale
Tra l'altro in un'area territoriale molto ristretta, il triangolo industriale ha creato le condizioni per una deindustrializzazione del Mezzogiorno. Un quadro ben sintetizzato dalla situazione dell'ex capitale del Regno subito dopo l'Unità. Con l'Unità, una grande capitale europea, Napoli è la terza città d'Europa, nell'ordine Londra, Parigi, Napoli, una grande capitale europea viene ridotta al rango di capoluogo di provincia. Diventerà un comune come tutti gli altri, perdendo tutta una serie di realtà economiche e sociali importanti, la zecca per fabbricare la moneta, le industrie legate alla produzione di divise per l'esercito. Spariscono i ministeri, spariscono le ambasciate, sparisce la società di corte, spariscono dalla sera alla mattina probabilmente 30.000 posti di lavoro collegati all'esistenza di una capitale. È soprattutto un quadro che si andava caricando di fortissime, esplosive tensioni sociali che infiammarono tutto il decennio fino al 1870, per poi sfociare in un interminabile flusso migratorio. Tra il 1870 e il 1913, 5 milioni di persone vanno via. Non è casuale, c'è quel famoso slogan molto tragico, o briganti o emigranti. Finisce la storia del brigantaggio nel 1870, grosso modo, e inizia quella dell'emigrazione. E gente che partiva dal sud fino al 60 non se ne conta nessuno. Non c'è un dato di un solo emigrante. Ho studiato i fasci della polizia che controllava le entrate e le uscite del Regno. C'era gente che veniva a lavorare da noi, ma non c'era gente che partiva dal sud per il resto dell'Italia e del mondo. Questa cosa vorrà dire pure qualcosa. Dicono i professori universitari che poi non c'erano le navi. Ed è una delle cose più comiche alle quali che siamo stati costretti a sentire in questi anni. Le navi c'erano. C'era una nave che in 26 giorni partiva da Napoli e arrivava a New York. Solo che con il Borbone, con Ferdinando II, portava le nostre merci a New York. Subito dopo l'unificazione italiana ha portato la nostra gente. Lì la differenza. È in questo tessuto sociale ed economico, devastato e segnato da una repressione militare quasi decennale, condotta contro briganti, ex soldati borbonici, ma anche contro la stessa popolazione civile, che a sud si va formando la nuova identità nazionale. La repressione creò un vulnus profondo e a lungo rimasto, non sanato, tra lo Stato e la popolazione meridionale. E questo ha portato ad una fragilità del consenso del nuovo Stato in una parte stessa dell'Italia, condizionando anche le politiche. Lo Stato italiano nasce con questo grave deficit egemonico. L'Italia impiega qualcosa come 30 anni per pacificare queste regioni, ecco, questo non va dimenticato. Purtroppo Torino, che ha saputo vincere una guerra non dichiarata, non ha saputo vincere la pace. I massacri, le deportazioni, il carcere, la leva obbligatoria che toglieva per 5 anni i giovani, validi alle famiglie contadine, è stata una ferita mortale impressa nella carne della popolazione meridionale. Ed è in questo clima che la vicenda dei prigionieri di guerra non si risolve affatto con il marzo 1861, ma si trascina in forme diverse ancora per anni, affollando le carceri italiane e spingendo il governo a progettare una sorta di soluzione finale per deportare all'estero i detenuti. Un progetto che creò qualche imbarazzo diplomatico e rimase sulla carta. Nel decennio che va dal 60 al 70, fino a quando poi i sovrani napoletani lasceranno Roma per andare in esilio a Parigi, il governo piemontese ebbe sempre dei grossi problemi con questi soldati, anche se il fenomeno poi ovviamente va scemando, ma ancora nel 70 c'erano ancora soldati napoletani in questi due campi. Quelli che resistettero continuarono ad essere detenuti nelle strapiene carceri italiane e si cercò addirittura una soluzione di smistamento un po' all'estero, cercando accordi in altre nazioni, già nel 1867 con il ministro Menabrea si cercarono degli accordi per portare nel Bornio questi detenuti. Ci furono progetti per allontanarli ancora di più questi uomini, addirittura verso la Patagonia. Gli accordi però furono
difficilmente attuabili, c'erano delle difficoltà pratiche, soprattutto si teneva ben in conto la possibilità di critiche da parte della diplomazia internazionale, degli stati amici. In fondo lo Stato italiano era stato riconosciuto soltanto da pochi anni dalle grandi nazioni mondiali. Quando l'11 maggio 1860 Garibaldi sbarca a Marsala, ha subito dalla sua parte i campieri, le milizie baronali, la borghesia urbana, persino una parte importante del popolo. Ma appena 8 anni dopo, con ancora negli occhi i fallimenti in Aspromonte e a Mentana e la stagione della durissima repressione nel Mezzogiorno, così scriveva l'anziana amica Adelaide Cairoli. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male. Nonostante ciò, non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. La questione meridionale nasce in confronto con uno sviluppo che invece c'era nel centro-nord, ma che era uno sviluppo che precedeva anche l'unità d'Italia. E quindi erano due Italie diverse che si trovano a essere congiunte portando ognuna la propria dimensione. Allora la dimensione dell'Italia del Nord era una dimensione collegata un po' con la rivoluzione industriale europea. La dimensione dell'Italia meridionale era collegata invece con un'arretratezza mediterranea. Mio nonno mi contava che chi voleva lavorare doveva andare o impiegato o salariato fisso o bracciante agricolo, sempre nel barone Cammarata, Mangiamele, con questa gente che poi ariavano il popolo dandoci un vitto così triste che non si poteva mangiare. Fino lì, chi toglierò prieto d'anni? Ci voleva la fame! Autunno 1893. Scoppia la rivolta dei fasci siciliani. La protesta dei contadini contro il latifondo e i soprusi degli agrari. Gli avversari nostri si sono scordati di noi, sì signore, perché hanno le loro idee di pensare alle cose loro e si ricordano di noi solo il giorno dell'elezione e si dimenticano degli operai, dei contadini e si ricordano solo quando vogliono il voto. I fasci siciliani è il primo tentativo di organizzazione, diremmo, sindacale di lavoratori in una Sicilia arretrata, in una Sicilia del latifondo, in una Sicilia dello sfruttamento del lavoro. Nella cultura del frumento noi facciamo la semina, l'aratura, la sarchiatura, la raccolta, il trasporto nell'aia, la trebbiatura e ricaviamo semplicemente una quarta parte del prodotto. Tre quarti vanno al padrone e sulla quarta parte da noi ricevuta paghiamo il diritto di cuccia, il diritto del galletto, la semenza, il terrizzuolo e tutti gli altri diritti che servono semplicemente ad affamarci. Fu un'operazione politica, sociale, che di ispirazione liberale sostanzialmente, ma con i connotati invece uno spirito rivoluzionario, socialista, democratico. Io non trovo da lavorare che durante 6 mesi all'anno per guadagnare 7-8 lire alla settimana, quando non piove. Ho moglie e 2 bambini. Per una camera devo pagare 70 lire all'anno. Non si è fatta una riforma agraria. Questa riforma agraria avrebbe comportato uno sconvolgimento totale, positivo, della struttura arretrata del potere agrario nell'Italia meridionale. L'emigrazione, il brigantaggio, la mafia, la camorra nascono perché non si è risolta la questione agraria nell'Italia meridionale. Lì, 31 luglio 1866. Mio carissimi signori, capo di questo paese, vi dico abbiato finito di fare festa per me della mia carcerazione che fu per me in Roma. O quanta festa voi facevate per me,
o quanto comitto e fistino e cristalli di mani voi facevate per me. Io sono saputo tutto quello che abbiato detto e quello che abbiato fatto. E vi dico brutto boio e ladro di comune di paesi. Voi non vi facciate la risa per me, brutto sgrassato vi dico una. Brutto ladro di paesi, io vi farò riduce come li ferri e vi dico che vi possano ammazzare mo, come volete fare le tedesco. Sto per arrivare e la vostra vita è finita. Io, Vincenzo Gallatti, ladro di paesi, boio di paesi, ladro di paesi, boio di paesi. Noi abbiamo da distruggere tutta i fiammassoni e tutta i nazionali. Brutto boio assassino. Fin qui le contrapposizioni e le contraddizioni mai risolte del nuovo Stato. Ma anche fuori dai confini, in questi primi decenni, dall'Italia unita la situazione non appare migliore. L'Italia infatti si trova isolata diplomaticamente dal resto delle potenze europee e dunque debole sia internamente che esternamente. Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Agostino De Pretis, decide di stipulare un patto proprio con alcune delle potenze confinanti. Una scelta che a molti non piace. Dicembre 1882. Un patriota italiano attenta alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe, ma viene arrestato e giustiziato. Il suo nome è Guglielmo Oberdan. Diventerà il simbolo dell'irredentismo contro l'odiato nemico austriaco che da pochi mesi è unito all'Italia nella triplice alleanza. Un patto voluto dal presidente Agostino De Pretis per uscire da un pesante isolamento diplomatico. La decisione del governo italiano, del governo De Pretis, allora di aderire a un'alleanza militare con gli imperi centrali, la Germania da poco unificata e l'Austria-Ungheria, è stata spesso letta anche in chiave di politica interna. Era una decisione che serviva a stabilizzare in qualche modo le istituzioni attraverso l'alleanza con due grandi e solide monarchie, anche andando contro le tradizioni risorgimentali e le aspirazioni nei confronti delle cosiddette terre irredente. Quella era l'unica via da seguire se l'Italia voleva essere in qualche modo ammessa nel club, nel circolo delle grandi potenze e legittimarsi anche dal punto di vista internazionale, per poi eventualmente intraprendere una politica espansiva anche in campo coloniale, cosa che con alterna fortuna cercò di fare. È una lunga storia di secoli e gli eroi di questa gloriosa vicenda sono centinaia e centinaia. Se l'Italia avesse raggiunto prima la sua unità nazionale, essa oggi possederebbe per virtù dei suoi pionieri il più vasto impero del mondo. Alla fine dell'Ottocento la corsa del colonialismo europeo è ormai agli sgoccioli. Imperi coloniali come quello inglese e quello francese si sono assestati in Asia e in Africa. L'ultimo nato tra gli stati europei, il Regno d'Italia, non vuole mancare a questa corsa all'accaparramento di territori, esemplificazione della potenza delle nazioni europee. Esclusi i numerosi tratti di costa africana già controllati dalle altre potenze, rimangono per gli italiani pochi obiettivi. Da un lato il Corno d'Africa, dall'altro la Tripolitania. 7 dicembre 1895. L'esercito italiano sconfitto nella battaglia dell'Hamba Alagi. Il 1 marzo 1896, l'esercito abissino del Negus Menelik travolge le forze italiane del generale Baratieri. È una strage che pone tragicamente fine alla campagna in Africa orientale. La conquista di una colonia, come insegna l'esperienza dei più importanti stati europei, accentua il prestigio internazionale, mentre potenzia risorse economiche e investimenti industriali. Per l'Italia, tuttavia, non sarà così. Dopo l'onta dell'Hamba Alagi, la tragica sconfitta di Adwa, i cadaveri dei 7.000 soldati italiani massacrati in terra africana sigillano la prima avventura coloniale italiana. È il 1 marzo del 1896. Il secolo si chiude con la speranza di un nuovo corso. La società cambia, nascono le leghe di resistenza, le cooperative di lavoratori e anche la scena politica interna è in fermento. Stanno per entrare nel dibattito due nuovi soggetti che domineranno la scena del nuovo secolo, i cattolici e i socialisti.
Il Papa Leone XIII promulga l'enciclica Rerum Novarum, con la quale per la prima volta la Chiesa prende posizione nelle questioni sociali, esprimendo tuttavia una ferma condanna del movimento socialista. 14 agosto 1892. A Genova nasce il Partito dei Lavoratori Italiano. Nel 1895 il partito assume il nome di Partito Socialista Italiano. Il segretario è Filippo Turati, un avvocato milanese. La Rerum Novarum, l'enciclica di Papa Leone XIII, stimola la crescita del pensiero sociale cattolico con conseguenze positive per tutti i movimenti di ispirazione cristiana. Don Luigi Sturzo. Nel 1896, a Caltagirone, in Sicilia, un coraggioso sacerdote crea una mutua cooperativa e fonda un giornale di orientamento politico-sociale che condanna lo sfruttamento di contadini e artigiani. Il suo nome è Luigi Sturzo. Mi meraviglio di voi, Don Sturzo. Siete un prete e un sovversivo. Non lo sapete che la giustizia nasce dall'amore del prossimo? Ma quale giustizia? Quale amore del prossimo? Ma lo sa il Papa che ci mettete sulla nostra gente? La nostra Sicilia è tormentata da secoli di malgoverno, di ingiustizie sociali, di politica mafiosa. Non offendete, rispettate almeno la vostra stessa terra. È proprio perché la rispetto e la amo che sento di dover fare qualcosa per i nostri contadini, per i nostri artigiani. È tempo di finirla con le elemosine. Oggi l'operaio, il contadino, deve ottenere ciò che chiede. E fa bene a organizzarsi, a lottare per ottenerlo. Siete un sovversivo e la Chiesa vi dovrebbe sconfessare. Lasciate stare la Chiesa, era ora che il vero stesse col popolo. Ma questo è socialismo. Non dite sciocchezze. Sembra socialismo solo perché noi cattolici non ci siamo mossi prima. Ma adesso il popolo è con noi. Il nostro motto è patti agrari senza socialismo. In campo laico poi si accende la speranza che le lotte dei lavoratori possano portare a una società più giusta. Ma la risposta dello Stato è durissima. I contadini rispondono assaltando i municipi, affrontando altri scontri cruenti. 11 morti il 27 dicembre a Lercara, 8 morti il 1 gennaio 1894 a Pietraporza, 20 morti a Gibellina, 18 a Marineo, 13 a Santa Caterina. Tirando le somme della prima tragica settimana di gennaio, 92 morti fra i contadini, uno fra i militari. 19 luglio 1894. Promulgate 3 leggi contro la sovversione sociale, passate alla storia come leggi antianarchiche. Il primo ministro Crispi vuole limitare libertà di stampa, di riunione e di associazione e soprattutto colpire il Partito dei Lavoratori. La repressione dei fasci siciliani fu una repressione soprattutto di questo aspetto, diciamo, socialista e democratico che i fasci rappresentavano, perché lo stesso Crispi, che era Presidente del Consiglio e che ordinò la repressione di questi fasci, fu quello che qualche anno dopo propose la divisione del latifondo e una certa riforma agraria in Sicilia, ma ebbe l'opposizione pure lui degli agrari siciliani.
E questo sta a dimostrare com'è complessa la crisi di fine secolo in Italia e soprattutto nell'Italia meridionale. Maggio 1898. A Milano il generale Bava Beccaris dà l'ordine di sparare cannonate sulla folla che protesta per il costo del pane. I morti sono centinaia. I responsabili della manifestazione sono condannati a 1390 anni di carcere. Tra loro Filippo Turati, leader del Partito Socialista. L'anarchico Gaetano Bresci torna dall'America, dove vive, per vendicare i morti dei moti di Milano. A Monza uccide il re Umberto I di Savoia. La notizia della dura repressione avvenuta a Milano, no? Con le cannonate del generale Bava Beccaris, che in questo modo decise di stroncare una protesta per il caro pane, per il caro vita, che allora stava attraversando un po' l'Italia, dalla Sicilia fino a Milano per l'appunto. Ecco, questa violenza spropositata ha ingenerato nelle comunità di italiani all'estero un desiderio di giustizia, un desiderio di giustizia sociale. Quando poi il re Umberto I decise addirittura di premiare Bava Beccaris, no? Con un'onorificenza per la repressione e per il massacro condotto a Milano, beh, evidentemente quella fu una goccia che fece traboccare il vaso, come si suol dire. Bresci decise di rientrare in Italia e di punire il re per questo suo atto. Attentati, assassini, repressioni, il secolo si chiude con un'escalation di violenza. E intanto due nuovi protagonisti chiudono la stagione dei governi reazionari. Da una parte il re Vittorio Emanuele III, incline a non reprimere le spinte progressiste della società. Dall'altra un politico che ha iniziato la sua folgorante carriera con uno scandalo. Si chiama Giovanni Giolitti. Lo scandalo della Banca Romana, tutti i nomi dei corrotti, edizione straordinaria. Venga, signore, venga. Un'indagine sulle sei banche centrali che emettono banconote del Regno d'Italia rivela che la Banca Romana, in difficoltà economiche, ha stampato nuova moneta senza autorizzazione. Su questo giornale sono pubblicati i nomi di tanti illustri parlamentari e membri del governo che siedono in quest'aula da diverse legislature. Di fronte a questo scandalo che rischia di travolgere non solo la finanza pubblica, ma anche centinaia di migliaia di questi risparmiatori, io chiedo che sia compiuto l'unico gesto che può restituire dignità alle istituzioni di questo paese: le dimissioni immediate di tutto il governo. Dimissioni immediate! 23 novembre 1893. Un nuovo scandalo investe la vita politica italiana. Un comitato di sette parlamentari presenta al presidente della Camera una relazione sconvolgente. Diversi parlamentari e presidenti del Consiglio, tra cui Francesco Crispi e Giovanni Giolitti, hanno ricevuto dall'ex governatore della Banca Romana cospicue somme di denaro. Lo scandalo travolge il presidente del Consiglio in carica, Giovanni Giolitti, che si dimette. Giolitti, durante la Banca Romana, accettò di coprire il re. Sapeva che il re era coinvolto nello scandalo della Banca Romana perché il governatore della Banca Romana, nel finanziare gli uni e gli altri, aveva naturalmente finanziato tutti coloro che avrebbero potuto essergli utili per coprire tutte le sue magagne. E il re aveva bisogno di denaro e il governatore della Banca Romana, perché no, dette del denaro al re. A quel punto lo scandalo naturalmente avrebbe finito per coinvolgere anche Umberto. Giolitti lo sapeva e a questo punto decise che non si poteva fare diversamente e cercò di coprirlo. Oggi l'età giolittiana è considerata quasi unanimemente una delle fasi, diciamo così, buone. Non si dovrebbe dire, ma usiamo anche questi giudizi per i periodi politici, una fase di progresso economico sicuramente e anche di stabilità politica, stabilità
assicurata dal controllo quasi perfetto che Giolitti aveva del Parlamento e delle maggioranze parlamentari. In Italia crescono sensibilmente le industrie meccaniche, chimiche e tessili. Ciononostante il paese rimane sempre a due velocità. Le province manifatturiere della Lombardia e del Piemonte precedono di quasi mezzo secolo il resto d'Italia, mentre al sud scioperi e disordini insanguinano città e campagna. Nel 1904 vengono varate delle leggi speciali per il mezzogiorno, ma i risultati sono lenti a venire. Intanto il tenore di vita degli italiani migliora sensibilmente. Crescono le automobili e le ferrovie diventano di proprietà dello Stato. Nel 1899 è nata la Fiat. Il reddito nazionale cresce più del 25% tra il 1901 e il 1914, mentre il reddito pro capite aumenta del 13,48%. Lo sviluppo dell'industria è del 6,7% per anno fino al 1908. È l'alba di un nuovo secolo. L'Italia cambia, cambiano idee, gusti e abitudini. L'industria moltiplica i beni di consumo per la popolazione civile prima di trasformarsi in produzione bellica. Automobili, motociclette, macchine da scrivere e poi il cinematografo. Film storici, film sentimentali. Quo Vadis, Gli ultimi giorni di Pompei, Cabiria, Uomini e donne scoprono il piacere del caffè concerto e si stupiscono davanti alle meraviglie delle esposizioni internazionali. Da Parigi soffia il vento della Belle Époque e gli artisti italiani si scoprono meno provinciali. Gennaio 1901. Muore a Milano Giuseppe Verdi. Il maestro era stato colpito da un malore 6 giorni prima. Nasce il Torino Football Club. La Juventus è dal 23 la squadra della famiglia Agnelli, la squadra della Fiat. Il Torino invece è la squadra del popolo, è la squadra anche degli intellettuali di sinistra, diciamo, e si è molto avvantaggiato in qualche modo di questo contrasto, nel senso che ha mutuato dal popolo, ha mutuato dagli ambienti operai la grinta, la combattività, che è un po' il suo carattere distintivo attraverso i decenni. Dicembre 1908, ore 5:20. Un violento terremoto colpisce Messina e Reggio Calabria. Le vittime saranno 120.000. Alla prima scossa del terremoto crollò il pavimento, andammo a finire al primo piano. È lì che trovò la morte mia madre, un fratello e una sorella. Io mi salvai perché andai a finire sotto una tavola di pranzo e mi fece sostegno al materiale che doveva venirmi sopra. Rimase per 15 giorni sotto. Dopo 15 giorni sono stato salvato dai pompieri di Napoli. Alle 5:20 la terra ha il moto sussultorio e il moto ondulatorio. Quindi prima sradica e poi abbatte. E poi c'è quello che ora si chiamerebbe lo tsunami. Tre ondate gigantesche che si susseguono, scardinano il laviglio che c'è alla fonda. Le navi urtano l'una addosso all'altra e si fanno male.
Un ferry boat viene balzato per aria, tocca il molo, poi la seconda ondata lo rimette in mare. Il mare rigurgitò di cadaveri. A un certo punto mio padre uscì. Nelle strade c'erano già tante donne che piangevano. Imploravano aiuto perché scavassimo i loro cari rimasti schiacciati. Le donne, Messina era già, campaiva giù contro la riga del cielo. Noi guardavamo verso Messina, ma Messina non c'era più. In una gara di solidarietà, in pochi giorni, il Corriere della Sera raccoglie dai suoi lettori una cifra sbalorditiva. 2 milioni di lire. Dal carteggio, Gentile Prezzolini. Palermo, 9 gennaio 1909. Carissimo Prezzolini, il Salvemini è a Firenze. Se lei va a trovarlo, lo abbracci anche per me. Il colpo tremendo da lui sofferto avrebbe fiaccato qualunque altro uomo. Egli ha avuto la fortezza d'un eroe, frugando fra le rovine della sua casa, scavando e poi seppellendo i suoi figlioletti. Firenze, 15 gennaio 1909. Mio caro Gentile, voglio ritornare a Messina per ricercare sotto le macerie quello dei miei bambini, Ugo, di 3 anni, che non trovai nei giorni passati. Appena troverò il cadavere, mi metterò l'animo in pace. Se non troverò il cadavere, lo cercherò vivo per il mondo. Saluta con affetto i tuoi cari. La mia salute è spaventosamente buona. Per i 150 anni, Rai con...